Stavo pensando al concetto di sovranità, al concetto di cittadinanza, di popolo. Se noi diciamo che il popolo italiano, secondo la Costituzione, è sovrano, è fatto da tutti i residenti, compresi quindi gli immigrati, allora bisognerebbe far votare anche gli immigrati alle elezioni, visto che sono titolari di sovranità. Ed è esattamente il concetto proposto dal PD e dalle primarie del PD. Allora bisogna rendersi conto che chiunque venga nel territorio italiano diventa sovrano al pari di un cittadino, che invece è discendente di coloro che hanno lavorato nei secoli per costruire quello che è l'Italia. E questo vale per tutti i territori e per tutti quelli che vogliamo chiamare popolo, per esempio per il popolo veneto. Quindi, dire che c'è il diritto di voto per gli immigrati vuol dire in realtà sottrarre sovranità ai cittadini italiani, a quelli che sono i discendenti. E allora perché non mettiamo dentro anche i soldati, magari, come ha fatto l'Italia nel 1866, quando per far votare i Veneti, in un'elezione che dovevano gestire da soli, ha fatto votare anche i propri soldati. Ecco, questo concetto di far votare chi non appartiene al popolo è un concetto eversivo, a mio avviso, per la Costituzione. Significa attentare alla sovranità del popolo, significa negare il diritto di cittadinanza. E chi lo fa? Lo fa per interessi che non sono stati decisi dai cittadini stessi, evidentemente. Ieri c'è stato un po' di soppiatto, i giornali ne hanno dato notizia all'ultimo perché nessuno sapeva nulla, la visita di Soros al governo italiano, a Gentiloni, che è stato ricevuto. Questo Soros, sapete, Soros è quello che si dice nel 1995 abbia impoverito gli italiani di 40.000 miliardi speculando sulla lira, ma poi allo stesso tempo ieri sera sulla 7 Davide Parenzo, diceva che è un grande finanziatore perché ha finanziato i movimenti di ritorno alla democrazia dell'Unione Sovietica, nell'Unione Sovietica durante, io non so, c'è un sacco di gente che ha lavorato, il Papa Paolo II diceva, Giovanni Paolo II diceva che è stato lui, adesso sappiamo che è stato Soros, gli americani dicono che è stato lo scudo stellare mai creato, insomma, tantissima gente si attribuisce forse invece il merito di un sistema già fallito per conto suo, perché è innaturale. Allora, la domanda diventa, Soros ha un progetto di finanziare le ONG per portare qui decine o centinaia di migliaia di persone. Chi lo ha autorizzato a far questo? Primo. Secondo, propongono il Soros con altri di dare un immediato diritto al lavoro agli immigrati, ancora più che non ai cittadini. Se ne parlava ieri sera sulla 7 e in pratica questo poi andrà a menomare appunto il diritto di essere pagati almeno una certa cifra nel proprio lavoro. Ecco, vedete, dare gli stessi diritti ai cittadini, dei cittadini agli immigrati, significa togliere diritti di cittadinanza, di sovranità. È un attentato alla Costituzione, reato da ergastolo. Bene, abbiamo un governo che sta collaborando a questo, come sta violando la Costituzione in moltissime altre cose. Io ve l'ho detto, se a voi della Costituzione non frega niente, io sto già lavorando per altre soluzioni, poiché evidentemente l'Italia non è degli italiani, come vado dicendo da 20 anni. Loris Palmerini, www.palmerini.net.